da Foligno a New York con una racchetta. Francesco Felici, classe 2005, 18 anni appena compiuti, è il numero 2 al mondo, primo in Italia, della classifica juniores di tennis in carrozzina. L'ultimo traguardo raggiunto, la finale agli US Open 2023 a New York, lo scorso settembre. New York mi ha portato tanti ricordi, tra le più grandi sicuramente l'ingresso in campo per la finale, l'attesa prima di entrare. Francesco Felici! Il primo grande slam, credo che non si dimentichi mai, anche se a livello junior è stata un'emozione incredibile. Per continuare a vincere serve una routine ben collaudata, dritti, rovesci e volè, da perfezionare ogni giorno sui campi di cemento. Allenare un atleta di tennis wheelchair è come allenare un tennista a tutti gli effetti, quindi cambia sicuramente rispetto ad uno in piedi, perché bisogna considerare la disabilità e ovviamente i movimenti della carrozzina, che non sono uguali a quelli di una persona in piedi. Lo sport è sempre stato qualcosa che a me è piaciuto praticare, ne ho praticati tanti, ma tutti principalmente per la mia voglia di fare, la mia voglia di mettermi alla prova, che poi mi ha portato a superare grandi limiti e a raggiungere obiettivi sempre più grandi. Gli occhi puntati sul prossimo obiettivo, le Paralimpiadi di Parigi 2024. Speriamo che nelle prossime Olimpiadi Francesco possa aiutare l'Italia a conquistare l'oro.